Le lacrime del Natale, le lacrime di Gesù Bambino per un mondo sconvolto dalla violenza e dalle ingiustizie. È l'immagine evocata dal Papa nell'Urbi et Orbi della loggia della Basilica di San Pietro. A Gesù, salvezza per ogni persona, ogni popolo, Francesco consegna i dolori di chi vive in guerra, i fratelli e le sorelle dell'Iraq e della Siria che patiscono una brutale persecuzione, i profughi, i rifugiati, chi non riceve aiuti. Chiede fiducia per il Medio Oriente, per quanti sono impegnati nel dialogo israelo-palestinese. Invoca pace e riconciliazione per l'Ucraina, per la Nigeria, teatro di rapimenti e massacri, e per la Libia, il Sud Sudan, la Repubblica Centroafricana e per la Repubblica Democratica del Congo. Nei pensieri del Papa anche i giovani vittime di violenze, di tratte, i bimbi abusati e quelli uccisi in Pakistan, quanti soffrono per il virus Ebola in Liberia, Sierra Leone e Guinea, ma anche quelli che non vedono la luce perché seppelliti dall'egoismo di una cultura che non ama la vita, gli sfollati, i bimbi sfruttati nel nostro silenzio complice, i piccoli massacrati dai bombardamenti anche nella terra di Gesù, vittime a loro volta di tanti nuovi Erode. Ma per tutti una grande speranza c'è. È Cristo, capace di togliere la durezza dai cuori di tanti uomini e donne immersi nella mondanità e nell'indifferenza. Che la sua forza redentrice trasformi le armi in aratri, la distruzione in creatività, l'odio in amore e tenerezza. Così potremo dire con gioia: i nostri occhi hanno visto la tua salvezza. Con questi pensieri, buon Natale a tutti. E benedizio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amen.